Allora, sono appena arrivato a casa, adesso sono le 2:30, quindi prima di iniziare a fare qualsiasi cosa, che sono cotto, sistemo tutto sto casino qua dietro e poi faccio il piano della settimana, che di solito faccio la domenica sera per la settimana, quindi prendo il mio calendario e ci metto tutte le cose che devo fare, suddividendole nei vari sottocalendari, che non ho fatto questo weekend perché sono stato via sabato e domenica, sono andato a fare una gita a Bologna, tra l'altro città bellissima che vi consiglio se non avete mai visitato. Tanta roba al ragù. Quindi adesso faccio il piano della settimana, che è strautile perché io personalmente mi trovo meglio ad avere un piano da seguire piuttosto che dover decidere in ogni momento cosa fare. E in genere ci metto anche cose come tipo le uscite, eccetera, le metto proprio sul calendario, il che mi aiuta in primis a non dimenticarmi delle cose, così se la gente mi dice ci sei sabato sera, io gli posso dire sì ci sono oppure no perché sono via altrove. E quindi ci metto un po' tutto, dallo studio alle robe logistiche, alle robe di sport, alle robe di uscite, e questo in genere boh, mi aiuta, io mi trovo bene, mi permette di essere più produttivo e di non farmi venire ansia o stress a pensare ogni volta cosa devo fare adesso, cosa devo fare dopo, perché semplicemente guardo il mio calendario, che è il mio piano indicativo, e in base a quello so cosa devo fare i vari pomeriggi, mattine, eccetera. Quindi subito a fare il piano della giornata e sistemiamo sto mess qua dietro. Eccoci, piano della settimana fatto. Qui sul calendario, tra l'altro, uso diversi colori di diversi calendari per sincronizzare il tutto tra computer, tablet e telefono, e anche su Google Calendar. Questo è comodissimo. E vedete, io li organizzo così, tipo le robe di uni, di studio, di lezioni hanno sto colore. Le robe di Instagram, YouTube, eccetera, hanno quest'altro colore. Poi per le varie cose, ad esempio qui, oggi devo registrare uno Study With Me, che inizierò a registrare un po' in ritardo, perché avevo dovuto fare questa roba del calendario. Però nei vari eventi mi metto poi le note per essere più specifico sulle cose da fare. Ad esempio, magari io leggo Editing Reel più podcast, apro e so esattamente cosa devo fare. Questo metodo a me permette di essere molto più produttivo e mi toglie tanta ansia della decisione del momento, dell'organizzazione, tanti sbatti, che reputo sia molto efficiente. Ho preso spunto da dei video di Ali Abdaal che guardavo su YouTube, in cui consigliava sempre di fare questo metodo, più dalla mia ragazza, che anche lei lo fa tutte le settimane, tipo la domenica sera si prepara il piano della settimana. Le due cose mi hanno influenzato positivamente e adesso lo sto sperimentando, mi trovo bene con sta roba del calendario, quindi io vi consiglio di provarlo se magari siete persone che hanno difficoltà a gestire bene il tempo o vi sembra che stiate perdendo tempo in generale, che stiate procrastinando. Questa roba, avere una tabella di marcia da seguire, a me aiuta molto, magari aiuta anche voi. Tra l'altro, se riesco a finire in tempo, ma dubito, mi leggo anche, parto a leggere uno di questi due paper che dobbiamo fare per la didattica innovativa, che tradotto vuol dire vi diamo dei paper e voi ve li leggete, se non capite qualcosa ci chiedete, sono belli densi, sono due review che riguardano sempre i tumori. Qua biopsie liquide e qui questo pathway di citochine barra vie di segnale importanti per il cancro. Ok, merenda finita, mi sono fatto un bel porridge con latte di mandorle. Adesso riprendo con Pato esattamente da dove avevo lasciato prima, quindi la seconda lezione di oggi. Poi alle 6:30 vado a fare un po' di pesi giù in cantina, che ho un po' di attrezzi per i pesi. Adesso sono le 5:23, quindi farò circa un'oretta, perché tra il tempo che adesso inizio, preparo il file, eccetera, mi va via un'altra oretta di studio.
Ecco, per oggi basta così. Finiamo qua. Non sono riuscito a finirla, infatti sono arrivato soltanto alla pagina 3 di... Vediamo quante sono. Pagina degli appunti di oggi sono un bel po'. Sono tipo 10. Ecco, sono 12 pagine. Però ormai sono le 6:30, quindi è l'ora di andare a allenarsi e chiudere tutto. Eccoci, allora, allenamento fatto, ho anche preparato la schiscetta per domani, quindi pranzo per domani a posto, studio di oggi fatto, allenamento fatto, è stato un po' rapido l'allenamento, non avevo tanti sbatti, ora mi dedico un po' ai social e al canale, quindi editerò dei video per Instagram e dei video per il podcast. Molti di voi non sanno che ho un podcast, si chiama 8 ore. Trovate anche il canale qui su YouTube, 8 ore scienza, abbiamo anche una pagina Instagram e anche TikTok. Quindi se siete interessati potete dargli un'occhiata lì. Ora, senza perdere molto altro tempo, passo il computer qua e vado avanti a editare. Ok, ci siamo quasi, la fine della giornata sta per arrivare, qui il taccuino con le ultime cose da dirvi. Adesso ho finito anche di editare, cioè non ho finito di editare l'episodio del podcast completo perché dura più di un'ora, quindi ci vorrà un bel po' di tempo, però ho fatto un reel per Instagram, ho fatto delle robe sbatti per YouTube, che vedrete più avanti. E ho anche iniziato comunque a editare il grosso del podcast. Oggi abbiamo visto una roba importante, cioè sapersi organizzare, saper organizzare la propria settimana per sfruttare al massimo il tempo, per non perdere tempo. Una cosa che può tornare utile a persone che magari come me fanno un po' fatica di per sé a organizzare il proprio tempo è avere una lista ben scandita delle cose da fare, come un calendario che comprenda anche robe tipo le uscite o le attività sociali, quindi non solo gli impegni formali. Aiuta ad essere più produttivi, aiuta a viverlo in maniera più serena, più sciolta e in generale a sfruttare proprio la maggior parte del tempo senza perdersi via. Tipo, a me ogni tanto capitava di perdere, non so, anche dei minuti non trascurabili nel pensare, non so, cosa devo studiare adesso, cosa posso fare dopo, quando finisco. Mentre avere il piano lì pronto da eseguire, no? Un po' come una ricetta, si va belli veloci, belli spediti. Ora sto sperimentando l'organizzazione di settimana per settimana, quindi la domenica sera. Eccezione fatta per oggi che domenica sera ero tornato da Bologna e vediamo un po' come va nelle prossime settimane. Altro tips and tricks di organizzazione che secondo me è molto utile è mettere, diciamo, nella prima parte della giornata i task quelli più cognitivi, come può essere lo studio, il lavoro a progetti in cui serve inventiva, in cui serve attività cognitiva importante, e nella seconda parte della giornata o comunque dopo aver fatto questi task le cose più scialle, tipo io ho messo l'editing dei video la sera piuttosto che lo studio, perché lo studio è meglio che lo faccio quando sono più fresco, in cui capisco e memorizzo meglio, mentre la sera posso dedicarmi ad attività più tranquille, più diciamo svago, barra creative. Per me l'editing dei video è un'attività creativa di svago, quindi l'ho messa la sera. Cercate anche voi magari di provare questa suddivisione. Roba in cui vi serve tanto cervello prima nella giornata, roba in cui vi serve un po' meno dopo nella giornata. E l'ideale è la maggior parte dei giorni incorporare anche dell'attività fisica, che può essere nuoto, può essere corsa, pesi, camminata all'aperto per un bel frangente di tempo, passo sostenuto. Insomma, attività che non siano rivolte verso uno schermo e in cui dovete usare il fisico e non il cervello per riposare la mente, comunque ricaricarvi, hanno un sacco di effetti benefici sia per la salute fisica che per la salute mentale che per le attività cognitive. Detto questo, oggi è tutto pronto, sono le 22:14, fine giornata. Ci vediamo con il prossimo video. Ciao.